Buonasera, abbiamo un filmato, vero? Portiamo un contemporaneo col filmato? Sì, mi hanno chiesto di parlare di non sforare innanzitutto. Quindi, siccome questo filmato non ha un audio, quindi partiamo subito col filmato e lo guardiamo. Sì, da questo. Vabbè, il filmato c'è, è pronto, scusate, perché non... Scusate, è colpa mia, non sapevo se doveva andare prima o dopo. Vi segnalo intanto il sito di informazione Terra Nostra, di cui tu sei il curatore, diciamo. No, Terra Nostra è un giornale online, io sono il direttore responsabile. Vabbè, io avevo dato una qualifica un po' più così, un po' più generica. No, per parte il filmato, così andiamo avanti, no? Un momento un po' così, scusa per questa piccola pausa. Ok, allora di nuovo il benvenuto a Gianni Lannes, scusate per il piccolo... Grazie. Allora, cercherò di non sforare, sono un giornalista investigativo, faccio questo lavoro da 25 anni e da 7 mesi sono tornato a occuparmi di navi di veleni. Io so e ho le prove. Fra circa 40 giorni avremo pronto un dossier che racconta questa vicenda che parte grossomodo 30 anni fa. Racconta l'affondamento del Mediterraneo e in particolare nei mari italiani, Adriatico, Ionio e Tirreno, di centinaia di carrette del mare, di container, di barili, di bidoni e soprattutto di penetratori. Vengo da un luogo di mare, provengo dal Gargano, basso Adriatico. Le immagini che state vedendo si riferiscono a una nave giapponese, una nave che hanno tentato di affondare il 16 dicembre del 1988. Questa nave aveva un nome emblematico, e Tsuyomaru, varata in Giappone nel 1969. L'ultimo viaggio fatale è questo, semplice. Parte da Beirut, da Libano, ufficialmente doveva recarsi in Jugoslavia, a Ploce, e in realtà segue una strana rotta, si ritrova praticamente fra l'isola Trinity e il Gargano. Questa nave viene segnalata da un elicottero civile alla guardia costiera. La guardia costiera chiama la nave, chiama il comandante, si mette in contatto radio e il comandante rifiuta un aiuto. Questa nave non aveva mai lanciato una idea. La nave finisce insabbiata sull'istmo di Varano, di Lesina, scusate, di Gargano, e soltanto il 23 dicembre del 1988 sarà ispezionata. Questa nave è ancora lì. Le prime immagini risalgono al 1997. Qui si vedono dei comuni di rifiuti radioattivi nella zona. Furono sequestrati, ma poi questa storia è stata praticamente rimossa, archiviata, dimenticata. Quintali, tonnellate di rifiuti radioattivi. Cosa trasportava questa nave? Questa nave ha avuto tanti nomi, è un unico proprietario. Questa nave per anni ha fatto la scuola per il traffico di armi e poi anche per i rifiuti. Rifiuti particolarmente speciali, rifiuti chimici e anche rifiuti radioattivi. Non è l'unico caso, ovviamente. Mi hanno chiesto di tornare a occuparmi di navi. Avevo smesso nel 2007, sono un cacciatore di ecomafiosi a livello internazionale, qualcuno sono riuscito anche a mandarlo in galera. E non ero molto propenso a riprendere in mano queste vicende, perché purtroppo mi hanno causato dei problemi. Non voglio parlare di questo per stasera. Dicevo dei riscontri.
Ho assistito esterrefatto alla conferenza stampa che il procuratore nazionale antimafia Grasso ha tenuto su questa vicenda, accettata soprattutto, relativa al Tirreno, le coste della Calabria. In modo particolare mi aveva colpito la smentita ufficiale del governo Berlusconi, dettata a tavolino dal ministro dell'ambiente Prestigiacomo. Il contenzioso era relativo a una nave, la Kunsky, una nave affondata con 120 bidoni di rifiuti radioattivi, di scorie radioattive, ad alta attività, a largo di Cetraro. Non so se siete pratici di quella parte della Calabria. Gli scontri erano evidenti, eppure il governo ha smentito questo tipo di scoperta. Grasso si è presentato con un PowerPoint per dichiarare che non si trattava della Kunsky, ma di un mercantile affondato durante la Prima Guerra Mondiale da un boh sigurato, un piroscafo italiano, il Catania. Peccato, che peccato. Io sono abituato a lavorare sui riscontri realizzati sul campo e spesso in mare e spesso sui fondali marini, sono anche in subacqueo, con qualche novellista, e quindi, ma sono anche un topo di biblioteca, di archivi. È stato un gioco facilissimo, come si dice, come dicono i ragazzi, sgamare questa tesi abbastanza ridicola. Il Catania, secondo le fonti della Marina Militare Italiana, fonti storiche, fonti ufficiali, è stato affondato il 4 agosto del 1943 nella rada del porto di Napoli. Purtroppo, nella conferenza stampa non c'era nessuno che avesse questo tipo di conoscenza e avesse prove di questo. Proprio questo depistaggio, questa manomissione della verità che mi hanno, come dire, mi hanno dato lo stimolo per fare più e meglio. E allora ho messo insieme un pool di giornalisti, di colleghi, di amici, di collaboratori in Italia e all'estero. Qualcuno sta lavorando bene, ha lavorato bene, soprattutto negli archivi dei Lloyd's di Londra, che sono la maggiore banca dati in questa materia a livello planetario. E abbiamo cominciato dagli riscontri più semplici, da Kunsky, da righe, navi che non si trovano. Siamo partiti dalle coordinate di affondamento, dalle ultime rotte seguite, dai carichi dichiarati ufficialmente e altro ancora, ovviamente. E poi siamo tornati a mettere il naso, il muso, in mare, anche sott'acqua. E di riscontri ne abbiamo trovati tanti. Penso che per il governo Berlusconi e per altri governi che lo hanno preceduto saranno dolori fra una quarantina di giorni, quando in una conferenza stampa qui a Roma, sicuramente presso la sede della stampa estera, perché la stampa estera è molto più sensibile a queste tematiche. Pensate, mi hanno chiamato dall'Australia ieri, la radio australiana, la SBS, mi ha chiamato per un'intervista, ma cosa sta accadendo in Italia, nel Mediterraneo? Sono più sensibili, anche dagli Stati Uniti, anche dalla Gran Bretagna, anche dalla Germania, anche dalla Francia. Ma perché mai tutta questa attenzione in questi paesi occidentali, in questi paesi europei? Ma perché? Perché sanno che spesso quei carichi di rifiuti provengono proprio da questi paesi. Abbiamo multinazionali della chimica come la Rampurant, per esempio, o l'EDF, un gigante del nucleare e altro ancora. Ma abbiamo anche il nostro paese col suo nucleare, con la sua eredità nucleare. Qualche giorno fa, penso proprio ieri, credo che il secolo XIX mi abbia dedicato un trafiletto, perché avevano ripreso una conferenza stampa che avevo, una partecipazione a una conferenza che non era una conferenza stampa, a Palermo il 12 dicembre scorso. Avevo fatto riferimento a una mia scoperta recente, relativa alla più grande centrale nucleare italiana, quella di Caorso, in provincia di Piacenza, sul Po.